cammino riprende dalla chiesa di Santa Maria Maddalena di Las Plazas, dopo essere saliti sul castello, 20 minuti di salita. Su strada secondaria procedi in direzione sud, est per seguire il tour. Adesso facciamo questa strada che passa in mezzo ai campi, potevamo fare anche quella che state vedendo qui, però passano le macchine. Invece quella che facciamo, diciamo che evita il passaggio delle auto, ci sono trattori. Attenzione, in macchina, sta arrivando. Sta arrivando una macchina. Sì, ma io sto qua. Ora tieni la destra. Sempre la... Dai, 5 km li facciamo in un'ora, queste scarse. Non, oltre a vedere il castello da quest'altra parte, via di Durri. Non abbiamo granché. Qui abbiamo dei trattori. Segui questa strada. Com'era questa meletta dell'orto di Berrutti? Buonissima. Ma quante le avete tutto l'inverno? Ne ho due alberi di questo. Ma quanti l'albero? Mamma mia, non le prendo. E poi cosa fa bene, è la cosa migliore. E poi ho fatto tante qualità. Le red, le golden, ne ho una decina di alberi. Sono stati il carburante del cammino che abbiamo fatto da Isili fino a Gestoli. Lì sopra, lì sopra siamo saliti. Omero, lì sopra sei salito. Sì, eravamo lì sopra. È meravigliosa questa isola di Sardegna. Patrizia, allora, cosa ti è rimasto impresso di questa prima metà del cammino che abbiamo fatto? Parumini, è spettacolare, mi piace troppo. E poi vabbè, anche qui sotto il castello lo stesso è bellissimo. E il tratto delle strade, stradelle e sentieri, quale finora? Quella lunga che abbiamo fatto da Parumini. Da Parumini venendo qui al castello. Sì, molto bella. È molto bella, sì. Molto bello. È una strada serrata. Serrata. Comoda. Sì, esatto. Si cammina benissimo. Per non parlare delle biete selvatiche che ci crescono lì. Non ne parliamo. Ma guarda un po', qui il vento si incunea. Sì. E via. Sì. E bello. Adesso, ma poi anche i colori sono bellissimi, sì. Mamma mia che meraviglia, sarà anche che la giornata. E Omero, a te il tratto di strada che ti è più piaciuto finora qual è? Ma tutti sono buoni, tutti bellissimi, guarda, è questo, ma quello è tutto un mandorletto quello. Già. E senz'altro è tutto stato abbandono, anche lì. Sicuramente chi le raccoglie più? Cioè, ma che peccato. E sono tutte poi commestibili, sono... Ma strano, eh? Vedi, è meglio passare qui, non ci passano le macchine, niente. E poi ci godiamo bene il castello per un bel po'. E anche il modo per vedere il castello da questa parte, altrimenti non lo vedi. Ma soprattutto camminiamo in sicurezza. La cosa più importante, non stai a vedere le macchine che passano. Ecco, questo... A Genoni lo chiamano piccioletto. Ah, è quello da voi. È questo qui. Guardate. Non è questo. Tutto pieno di queste bacche rosse. Sì.
è chiaro. Sopra e soffia un bel po' di vento, Patrizia. È il castello da qui, vedi, si vede? Sì, sì, sì. Se non passi qui da... non lo vedi, no? No, no, no. Infatti merita questa strada, noi la faremo, però mi piace di più quella appunto andando verso il castello, perché così lo vediamo sempre. Qui invece, qui invece vediamo, vediamo anche questo, sì. Ma è meglio fare l'altro. No, cioè qui non passeremo il cammino che faremo a piedi. Questo lo facciamo noi, questo è per quelli che faranno tutto il periplo della giara. È bello, guarda come rimarranno contenti. Guarda, queste giornate trascorse così sono magiche. Chi te lo fa fare, no? Ma chi te lo fa fare? Chi non te lo fa fare? Qui proprio il vento si inculea, insomma. Un canalone del vento qua, eh? Stiamo facendo rifornimento di energie con le mandorle che abbiamo raccolto, tantissime. Cosa abbiamo qua? Raccogliamolo, poveretto, se no fa una brutta fine. Una luma castelliga. Ecco. Via. Ecco, salvata. Forse si stava autosalvando, ma l'abbiamo accelerata. No, è un territorio, è una campagna in caldera. Siamo lontani adesso dalla giara un po', no? Però Las Plazas, si può non venire a Las Plazas e visitare il castello di Las Plazas? No, no, è d'obbligo, anche perché è in alto, è dominante, lo vedi. Guardate, guardate, da qui sono i fili, va bene, della corrente, però è fantastico, eh? Dispiace anche vedere queste cose qua, mi dispiace molto, sì. Ma certamente risalgono a un bel po' di tempo fa, perché adesso non si buttano più queste cose in campagna, no. C'è da dire che qui si incanala molto bene il vento frontalmente, quindi stiamo camminando adesso contro vento. È la strada che vogliamo segnalare come percorribile per chi fa il periplo della giara.